ragazzi che vedete nelle immagini sono gli studenti del liceo Vico di Laterza, che hanno manifestato questa mattina perché costretti a fare lezione con plaid e borse dell'acqua calda per affrontare il clima gelido delle aule, ma soprattutto perché il sistema di riscaldamento non è funzionante. I ragazzi hanno aspettato altri 10 giorni il famoso pezzo della canna fumaria che sarebbe dovuto arrivare il 6 dicembre con il successivo inizio dei lavori ieri 9 dicembre. Una storia dove gli studenti del Vico hanno detto basta oggi. Infatti questa mattina durante la manifestazione pacifica il famoso pezzo è arrivato. Ora si aspetta con ansia il suo montaggio e il ripristino dei riscaldamenti, con la promessa da parte dei ragazzi di continuare a manifestare fino alla risoluzione del problema. Con loro questa mattina anche il sindaco di Laterza, Franco Frigiola. Abbiamo aspettato 15 giorni al freddo e al gelo all'interno della scuola, portando coperte, plaid, di tutto, pur di resistere e aspettare quelle che erano le tempistiche e le scadenze che la provincia ci aveva dato, proprio per uno spirito anche collaborativo. Capivamo già l'errore che c'era stato nel ritardo, nell'accorgersi di questo problema, però ci rendevamo conto che non era possibile anticipare i tempi di risoluzione. Arrivati però ieri mattina, quando ci era stato comunicato che era la data in cui sarebbero arrivati i primi operai a sistemare la canna fumaria, nessuno si è presentato al lavoro e abbiamo detto basta, non volevamo più ascoltare promesse, parole, abbiamo detto scendiamo in campo e manifestiamo. Stamattina ci siamo ritrovati tutti quanti davanti ai cancelli e solamente dopo questa manifestazione finalmente le acque si sono mosse e qualcuno si è presentato con il pezzo. Adesso confidiamo nella velocità del montaggio ovviamente di questo pezzo sulla canna fumaria e speriamo che da lunedì possiamo ritornare ad esercitare il nostro diritto allo studio come dovremmo fare tutti i giorni. Se così non fosse, siamo pronti comunque a continuare le nostre manifestazioni, perché noi vogliamo una scuola dove possiamo stare serenamente e non con plaid e coperte. Devo innanzitutto fare un encomio personale a questi ragazzi e ai rappresentanti di istituto, di classe, che con garbo hanno vissuto questi 15 giorni senza disertare la scuola, malgrado il disagio delle temperature, aspettando che la burocrazia desse le sue risposte. Bene, oggi è arrivato questo pezzo mancante della canna fumaria e i tecnici sono già all'opera per la messa in opera dello stesso pezzo, hanno garantito che nel frattempo che si inizi il montaggio terranno riscaldamenti accesi per già far salire un po' la temperatura e se lunedì tutto va bene i ragazzi sicuramente entreranno, faranno lezione regolarmente. Certo, noi auspicavamo magari dei tempi più celeri, non voglio attribuire o trovare diciamo il capro espiatorio della situazione, io poi sono pragmatico e ritengo che quando si risolvono i problemi è importante il risultato. Si poteva fare prima? Forse. Ci sono delle tempistiche tecniche e burocratiche e sono al corrente che ci sono anche queste variabili che sfuggono alla politica e che sfuggono alle istituzioni. Oggi possiamo dire che abbiamo raggiunto questo obiettivo e ringrazio veramente quanti si sono adoperati e ringrazio soprattutto gli studenti del liceo Giambattista Vico che hanno dato un grande segno di maturità. Li ringrazio di cuore e come ho sempre detto io non sarò mai dietro di loro, ma sarò a fianco e sarò avanti ogni qualvolta dobbiamo tutelare gli interessi loro. Mi permetto anche di ringraziare le famiglie che hanno sostenuto, incoraggiato i propri figli a frequentare la scuola, ho avuto tante telefonate e quindi tutto ha avuto un lieto fine.